Siamo con mister Alessandro Bruno. Come valuta questo pareggio? Forse il Nodalesco poteva fare qualcosa in più nella gara. Sì, potevamo fare qualcosina in più, ma come ho detto poc'anzi ai tuoi colleghi, avevo paura soprattutto sotto l'aspetto mentale di questa partita. Io ho parlato con i ragazzi in settimana ed effettivamente si è verificato ciò che io avevo nella mia testa, nel senso che comunque il primo tempo abbiamo fatto fatica, ma non soprattutto sull'aspetto mentale. Una squadra giovane che se vuole switchare in questo campionato deve fare passi in avanti sotto questo punto di vista. Poi dopo il secondo tempo abbiamo fatto una buona gara, il Termoli ci ha impensierito poco nulla, però noi sull'aspetto mentale e stare dentro alla partita abbiamo fatto un po' fatica e oggi si è visto. Ecco, nell'intervallo ho detto qualcosa ai suoi perché si è visto un Notaresco completamente diverso nel secondo tempo. Sì, gli avevo pronosticato l'andamento della gara e gli avevo detto che comunque nel secondo tempo dovevamo fare le cose che comunque avevamo preparato in settimana e che facciamo sempre. Il primo tempo non l'abbiamo fatto perché mentalmente non c'eravamo. Il secondo tempo c'eravamo un po' di più e quindi si è notato un Notaresco migliore che a tratti diciamo, ha giocato un buon calcio, con qualche scelta migliore potevamo anche fare qualche gol, però il punto ce lo teniamo stretto e continuiamo la nostra striscia positiva. Quindi, a parte la striscia positiva, è contento del risultato. Ma uno è contento al massimo quando vince, però vista la partita, vista come si è svolta, un buon punto che ci dà morale, muoviamo la classifica e adesso testa domenica perché contro sempre una squadra che è in difficoltà, non so se oggi ha vinto, ma sta nelle bassi fondi della classifica e quindi dobbiamo metterci di più di quello che abbiamo messo con la Sabbenettese, di più di quello che abbiamo messo quando abbiamo vinto le partite con squadre forti, perché chi si deve salvare mette qualcosa in più. Oggi è tornato anche Pietrantonio, un buon rientro. Sì, lo aspettavamo da tempo, credo che abbia fatto una buona mezz'ora, un giocatore che ci puntavamo molto e quindi il suo rientro fa ben sperare. Abbiamo visto che comunque la rapidità davanti di Bonfiglio ha messo in difficoltà il Termoli, era quella la chiave per sbloccarlo. Sì, noi avevamo preparato la partita su queste caratteristiche perché loro dietro soffrivano un po' la rapidità e la velocità, però dovevamo cercarla ancora con più frequenza.